ricordo bene una volta che uno degli altri autori che sì, effettivamente uno dei più cinici. Ero andato a dare indicazioni a persone che non trovano luogo. È un po'. No, io ho soltanto una domanda. Sono stati scelti tre personaggi. La posizione di pazienza è molto varia e molto vasta, nonostante la sua vita sia stata così breve. È stato scelto Pentotal, è stato scelto Fiabeschi, è stato scelto Zanardi. C'è un grande assente che forse è il suo personaggio più forse autobiografico e forse più tragico, che è Pompeo. Avete mai pensato, magari non dico Part 2, ma di ritornare su certe tematiche, magari con un altro film? Ma mi serve fare Part 2, sinceramente ci ho pensato. Però ci siamo sparati parecchia roba nel primo, quindi fare Part 2 appunto sarebbe Pompeo, che però ha un pianto così tragico, così duro, così forte, che insomma anche per affrontarlo ci vuole molta forza, anche come regista, come sceneggiatore, non so, cioè, è una storia molto dura e che quindi, però siccome Pompeo è veramente il massimo letterario di Andrea, secondo me, dei pezzi di Pompeo ci sono nel film e sono i monologhi che fa Pentotal quando è solo nella stanza, cioè verso 2001, quindi non mi ricordo bene, sul terrazzo, no, ma anche quando lui dice, quando gira intorno al tavolo che c'è Rezza e Frank Annesi che lo guardano dal letto, che lui dice vuoi mettere risorgere, 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 no? Quello è un monologo di Pentotal, ma ce ne sono tre o quattro dentro di monologhi di Pentotal che abbiamo, scusami, di Pompeo, che abbiamo appoggiato a Pentotal perché comunque è lo stesso personaggio, cioè uno è un personaggio scritto nel 76 e un altro è un personaggio scritto nell'85, 84, 85, se non mi ricordo, insomma, comunque 10 anni dopo, ecco, più o meno, però il personaggio è quello. E quindi l'abbiamo messo dentro lì. Però magari riuscire ad avere la creatività per fare la pazza. Allora, io ho accettato di venire qua e rappresento lo scettico del gruppo, così io...